Esistono, procuratore, anche in una terra come questa, quindi dei microcosmi in cui si elaborano idee positive per il progresso e il futuro della civiltà? Assolutamente sì, il problema è che questa dovrebbe essere la normalità, non dovrebbe essere l'eccezione, e che tutta la società vibonese dovrebbe prendere esempio da realtà come quelle di questo convitto, come quelle di alcune scuole, di alcuni presidi. E qua una scuola comprensiva e quindi rivolta a piccoli alunni è riuscita a trasformare la barca con la quale si trasportavano gli immigrati e quindi si portava la morte, l'è riuscita a trasformare in un fatto positivo, perché i ragazzini adesso imparano a veleggiare. Ecco, questi sono fatti positivi al di là di ogni tipo di riflessione, ma non dovrebbero essere unici. La scuola può fare tantissimo e soprattutto tutti noi e tutte le istituzioni possono fare tantissimo per la scuola. Deve essere un discorso bionifico, un discorso di scambio. Io per questo credo molto nella sinergia tra le istituzioni, e il mio motto è stato sempre quello: mettiamoci intorno a un tavolo e troviamo la soluzione dei problemi. Trovarla insieme alle istituzioni è il modo migliore per far conoscere agli studenti, ai docenti il mondo delle istituzioni e poter conoscerle meglio, poter credere nelle regole e soprattutto rispettarle e crescere assorbendole, facendole diventare parte del nostro DNA.